limite, attenzione, parte il tiro, deviazione, pallone bloccato da Donnarumma. 50 minuti e 30 secondi, stiamo giocando oltre il recupero, siamo sullo 0-0 e questo è un parziale che ci qualifica senza lo spauracchio, senza le forche caudine dei playoff all'europeo del 2024 qua in Germania. I tifosi della nostra nazionale che chiedono la fine della partita dalla panchina fanno cenno che è finita, ed è finita, e siamo al campionato europeo, e Luciano Spalletti può correre adesso dai propri calciatori, può abbracciarli tutti, possono abbracciarsi anche loro, possiamo abbracciarci finalmente anche noi, gentili ascoltatori, tifosi della nostra nazionale, dopo questa sofferenza inaudita, dopo 90 e più minuti in cui avremmo meritato la vittoria. Nel primo tempo abbiamo costruito le azioni da gol, nel secondo tempo abbiamo sofferto, d'accordo, non è che abbia costruito granché l'Ucraina che va ai playoff, e noi che invece andiamo a Germania 2024. E beh, insomma, ce la siamo meritati, tutti corrono da Donnarumma ad abbracciarlo, è stata una cavalcata questa del girone di qualificazione, magari anche una po' sofferta, il mese di agosto è stato quello dell'addio di Roberto Mancini, l'arrivo di Luciano Spalletti sulla nostra panchina, e Luciano Spalletti ci ha portato a Euro 2024. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica, Alessio Calzaretti per i più che mai.